Susanna Gravas a Lecce per la sua presentazione di questo libro Come stormi, formi di giorni e dintorni. È un titolo a cui, no? Già dal titolo si può fare un testamento, direi, perché penso che è lezione di vita. Eh sì, sono gli ultimi, buonasera, sono gli ultimi due versi di una poesia che io ho voluto mettere all'inizio proprio della raccolta. Sì. Cosa ne pensa di Lecce e soprattutto questo rapporto che dura da 20 anni con Lidia? E Lecce l'ha accolta bene, direi, perché comunque Lecce e tutto il Salento è una terra di accoglienza. Certamente, Lidia è una mia carissima amica da 20 anni che ci frequentiamo e rientra a pieno titolo in questo titolo Come stormi, colmi di giorni e ritorni, perché infatti sono arrivata dopo tanti anni di nuovo a Lecce con uno stormo, con i miei editori, e quindi molto felice di ritrovarmi in questa città bellissima che conoscevo già e dove ho pubblicato anche un libro con la casa editrice Argo, ma moltissimi anni fa. Una domanda mi sorge spontanea. Sì. In questo momento si parla di guerra, sì. Si parla di dipingere e soprattutto di cucire i rapporti, cucire i versi di questo mondo che è veramente, secondo alcuni, doveva finire nel 2021, sbaglio. Ma è difficile parlare della guerra che ci sconvolge tutti quanti, perché pensavamo, io personalmente pensavo, che dopo la seconda guerra mondiale in Europa non ci sarebbe stata mai più un'altra guerra, e soprattutto non di questa portata, di questa barbarie che stiamo vivendo. Purtroppo l'abbiamo vissuta dopo nella ex Jugoslavia, mio padre era bosniaco, quindi ho sofferto molto anche per la guerra nella ex Jugoslavia. E adesso ovviamente le scene che vediamo sono terrificanti, quindi che dire. Una domanda, adesso l'ultima domanda per poi chiudere la nostra intervista. Come pensa che le nazioni possono avere la loro indipendenza? Qual è la ricetta magica al posto di questa barbarie della guerra? Io penso che ognuno abbia diritto ad avere la propria libertà. Prima di tutto gli ebrei ce lo insegnano, la libertà di pensiero. No, c'è una barzelletta sugli ebrei che dice 2 ebrei, 3 sinagoghe. No, perché noi abbiamo questo pensiero dialettico da sempre, quindi non so, un versetto biblico viene interpretato in 100.000 modi, e così è anche per le nazioni.